that's the sound of sunshine coming down. Dove non ci sarà un'anima, non ci sarà una pompa di benzina, non ci sarà una casa, non ci sarà un attimo. Tu sei pazzo! Va bene! Oh, buongiorno Italia! Qui è un po' panoramica per vedere la montagna e la frontiera d'Algeria. Affondati nella sabbia e praticamente penso che dovrei mettere la mini marcia e insistere un pochettino. Ho visto pure come si fa. Ma è difficile questa pista, Omar? È difficile, sì, è la pista di Parigi da capo, perché c'è la sabbia così, sono abituati della pista e ci sblocca la macchina. Vabbè, ora ci pensiamo, eh. 260 km di nulla e tu non rischi niente. Non sono 260 km di nulla, sono una pista segnata su tutte le guide, prima di tutto, sono una pista su cui passano anche camion di rifornimento perché ci sono altri paesi. Quindi non sono 260 km di nulla. Dovremmo avere una riserva d'acqua per andare, cioè il volume pari alla nostra auto. No, ma Bob, secondo me basta una ventina di bottiglie d'acqua. Si infilano le ventine. Ma stiamo per sigole di macchina. Come abbiamo fatto oggi sigole di macchina a 40 gradi? Sulla stessa maniera. Sì, aspetta però. Sì, però ma tu non l'avevi la situazione, a 40-50 km l'avevo paesino. Aspetta però, vabbè. Dava il saluto, però oggi abbiamo fatto quello che 8 sigole di macchina le abbiamo fatte su una strada tra i 100 e i 120 km orari, fermandoci pure anche su così, ma ci siamo fermati pure un paio di volte. Domani non andrai a 100-120 km orari e non sarai su una strada. Ma la questione è un'altra. Giustamente come diceva lui, tu sai, sappiamo la strada esatta che ci porta al punto di destinazione che vogliamo arrivare. Perché se tu prendi una strada abbiamo la sicurezza che quella ci porta a Zagora o abbiamo sicurezza che ci porta non si sa dove? Allora, cioè, ognuno dice una cosa differente. Qualcuno ha detto pure che le strade sono segnate. Allora io dico una cosa, visto che non lo so, cioè, sapevo, se uno di noi fosse già stato, allora non direbbe ok. Ma visto che noi non abbiamo una sicurezza di niente e visto che comunque è una cosa molto rischiosa, cioè, allora io dico l'avventura si fa però senza rischiare la vita. Comunque si tratta di affrontare vari tipi di terreno, si tratta di guardare un fiume, si tratta di fare altre cose che non, onestamente non sappiamo fare, che poi esistono facili o meno, non lo so. Però la cosa che più tra virgolette mi preoccupa è che farà molto più caldo di qua. Secondo, ci siamo insabbiati in 20 cm di salita. In realtà in un metro di sabbia, era di sabbia, era un metro di sabbia. Se e secondo io proporrei, vediamo, vabbè, la mia proposta, poi vediamo se è fattibile, se non è fattibile. Vediamo se possiamo carrearci a uno e ci stringiamo noi.